Un fondo di 350.000 euro per avviare subito la formazione sui protocolli anti-Covid e una campagna promozionale per le imprese turistiche per la diffusione delle buone pratiche sanitarie a tutela del personale e della clientela. E questa è la prima risposta operativa dell'ente bilaterale turismo della Campania che ha finanziato queste due iniziative per riavviare al più presto tutte le attività legate al comparto turistico, puntando direttamente al potenziamento della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori, affinché questi ultimi siano reintegrati al più presto nel mercato del lavoro. L'ente costituito dalle associazioni datoriali e dai sindacati e presieduto in Campania da Luana Di Tuoro ha chiesto al presidente della regione Vincenzo De Luca l'apertura di un tavolo di confronto nel quale analizzare la crisi economica in atto e concordare le strategie per la ripresa del comparto. Mai come in questo momento crediamo sia importante stanziare una cifra. Abbiamo deciso con il Consiglio di stanziare 350.000 euro che devono essere un supporto per tenere alte le competenze del mondo del turismo. Speriamo che l'apertura sia prossima e altri supporti piccoli ma importanti di sostegno per i lavoratori del settore del turismo. Abbiamo bisogno di più, come dire, luce da parte delle istituzioni perché questo territorio e tutta l'Italia viva di turismo.